Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, commentiamo la sprint race di Le Mans, quindi la prima parte del weekend del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale, ed è stata una sprint molto molto divertente con un paio di argomentazioni molto importanti che andremo subito ad esaminare nel corso di questo video. Innanzitutto mi raccomando ragazzi, mettete like se questo video vi piacerà, iscrivetevi a questo canale se non potete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri e non dimenticate che alle 15 in punto scatterà la MotoGP, la gara ufficiale del Gran Premio di Le Mans, quindi non la sprint race. Mi raccomando, non perdetevi neanche gli appuntamenti di Moto2 e Moto3, perché sono delle gare sempre molto divertenti e molto agguerrite. Grande spettacolo, sicuramente assicurato. Ragazzi, il weekend di Le Mans parte veramente in una maniera incredibile, già dal giovedì, perché ci sono delle dichiarazioni che ci fanno già capire quanto questi due protagonisti, che tra poco andiamo a esaminare nello specifico, non si sopportino più di tanto e che andranno sicuramente a battagliare anche oggi nella gara della domenica, dopo averla fatto durante le qualifiche e anche durante la sprint race. Chiaramente sto parlando di Becco Bagnaia e di Marc Márquez, perché Márquez disputerà questo weekend, lo sta già disputando secondo me anche con ottimi risultati, ma non sconterà nessuna sanzione, nessuna penalità per quanto è successo a Portimão, l'incidente, ricordate, con Miguel Oliveira. E la disposizione non è piaciuta veramente a tutti, perché anche lo stesso Bagnaia, intervistato su Márquez, ha appunto detto il campione del mondo, hanno sbagliato i commissari, se avessero scritto nel modo corretto il dispositivo sarebbe stato giusto scontare la penalità nel suo primo Gran Premio utile. Hanno fatto un errore e alla fine è stato giusto così. Una risposta piccata da parte di Pecco Bagnaia nei confronti di Márquez, come a dire sì, hanno sbagliato i commissari, Márquez avrebbe meritato di scontare la penalità al primo weekend utile. Non è stato così per via di questo errore nella scrittura e quindi è giusto che si vada avanti. Però Márquez, anche lui, è risposto molto molto aggressivo da questo punto di vista. Lui ha detto: io sono concentrato, sono qui senza dovermi preoccupare di niente e di nessuno, darò il massimo, voglio ringraziare ovviamente lo staff tecnico, lo staff medico per la professionalità. Per quanto riguarda il dispositivo, io ho fatto tutto quello che dovevo fare e se loro hanno scritto così non è assolutamente colpa mia. Quindi un Márquez molto sbrigativo, però non è piaciuto a tutti questo dispositivo che poi è stato cancellato e penalità non accreditata a Marc Márquez. Non è piaciuto a tutti, nello specifico a Pecco Bagnaia, con il quale appunto lo stesso Márquez avrà dei problemi nel corso di questo weekend. Quindi l'unico che praticamente non correrà in questo weekend è purtroppo Raul Fernandez, il giovane pilota della Aprilia RNF, che sarà out per infortunio. Ha corso tre giri durante le FP1, però purtroppo la sua sindrome compartimentale al braccio lo impedisce comunque di essere a pieno regime pronto per questo weekend. Quindi purtroppo non avremo un Aprilia, non avremo questo giovane ragazzo che comunque anche in Aprilia sta trovando delle difficoltà, e quindi speriamo che possa comunque questo ragazzo migliorare il suo rendimento nel corso della stagione. FP1 che partono all'insegna ancora una volta delle KTM, prima e terza. Jack Miller, l'australiano, in prima posizione, miglior tempo per lui durante le FP1. Brad Binder, terzo appunto, con l'altra KTM. Secondo Luca Marini, quarto Zacco, quinto Alex Márquez, sesto Joan Mir, redivivo in leggera ripresa, solamente decimo Pecco Bagnaia, solamente dodicesimo Marc Márquez. Quindi nello specifico questi due protagonisti hanno avuto delle difficoltà in più. Undicesimo quindi tra di loro Fabio Quartararo, anche lui in grandissima difficoltà, e ne dobbiamo parlare perché è uno degli argomenti di questo weekend. Solo tredicesimo anche Franco Morbidelli. FP2 che sono appunto importanti per l'assegnazione del Q2 diretto, molto molto importanti anche queste. Ovviamente primo posto si riconferma Jack Miller, secondo posto Aleix Espargaró, quindi questi ragazzi Q2 diretto. Bezzecchi in terza posizione, Jorge Martin quarto, quinto Zarco, sesto Vignales, settimo Binder, ottavo Marc Márquez, secondo me un ottimo risultato da parte sua, nono Bagnaia col brivido, riesce a qualificarsi al Q2 diretto, decimo Alex Márquez. Quindi fuori dal Q2 diretto e obbligati appunto al sabato al Q1, gente comunque di un certo calibro. Abbiamo Rins, Luca Marini, Quartararo, quindi veramente gente importante e sicuramente molto molto competitiva. Anche lo stesso Morbidelli, ovviamente sedicesimo, ed è un peccato perché
Franco veniva da alcuni weekend molto positivi. Un Q1 spettacolare, spettacolare veramente, si qualifica Luca Marini abbondantemente. Quartararo stava facendo il miracolo a qualificarsi anche lui, ma a sorpresa, dal nulla, Augusto Fernandez sulla Gas Gas e limita per pochissimi millesimi Fabio Quartararo, che partirà quindi solamente tredicesimo. Veramente una sfortuna incredibile per Fabio Quartararo, ma applausi ad Augusto Fernandez che con la sua Gas Gas fa veramente una grandissima impresa. Si qualifica nel Q2 diretto e poi le qualifiche vanno all'insegna dei soliti noti, i soliti due che già si erano beccati anche durante le prove libere, perché un paio di volte Marquez ha aspettato Pecco Bagnaia, suscitando comunque le ire del campione del mondo. Le qualifiche che sono state più o meno all'insegna della stessa identica cosa, con Marc Marquez purtroppo è da attendersi questo tipo di manovre. Marquez che aspetta sempre il pilota più competitivo per prendergli la scia e poter piazzare il miglior tempo, è successo anche durante il Q2, però tutto è stato veramente reso spettacolare dalle qualifiche, che sono state proposte ad un orario un pochettino difficile, lo riconosco, 10:50 del mattino di sabato, che è un giorno comunque lavorativo, molto complicato per i tifosi assistere alle qualifiche. Però ragazzi, se avete l'occasione, comunque recuperatele sempre, se non riuscite a prendere live, perché sono sempre uno spettacolo. Pole position fantastica per il campione del mondo, super Pecco Bagnaia. Secondo posto Marc Marquez, iper competitivo. Terzo Luca Marini, che bravo, bravissimo Luca Marini. Quarto Jack Miller, quinto Jorge Martin, sesto Maverick Viñales, seconda fila molto molto interessante. Settimo Bezzecchi, ottavo Alex Marquez, nono Zarco, decimo Binder, undicesimo Aleix Espargaró e solamente dodicesimo Augusto Fernandez, ma aveva già fatto il miracolo fondamentalmente. E poi ragazzi, la sprint, gara veramente spettacolare, vinta da Martinator, gara capolavoro vinta dallo spagnolo, bravissimo Jorge Martin, che con una marcia trionfale va a vincere praticamente in solitaria. Era ora che riuscisse questo ragazzo a portare a casa un weekend fantastico. Lo meritava, perché da un po' era competitivo ma non riusciva mai ad azzannare la preda. Adesso c'è riuscito e ha vinto veramente con una marcia trionfale. Non è stata mai messa in discussione la vittoria dello spagnolo. Molto molto bravo Martinator, tra i candidati ovviamente per la vittoria anche nella gara di oggi alle 15. Altra prestazione fantastica di Brad Binder, che è una certezza oramai, come una certezza è anche Pecco Bagnaia, sempre lì davanti. Podio importantissimo per lui dopo tante scaramucce anche durante la sprint con il signor Marc Marquez. Stupisce invece anche Luca Marini, in costante netto progresso, ottima per lui la quarta posizione. Bella gara anche di Marc Marquez ragazzi, perché alla fine al rientro dopo tanto tempo, aggressivo, veloce come sa essere lui, è stata comunque una gara importantissima per quello, per questo ragazzo. Comunque è un ragazzo che riesce ad andare fortissimo anche contro i limiti tecnici della moto, quindi veramente è fantastico da questo punto di vista Marc Marquez. Duello al limite con Pecco Bagnaia, perché a un certo punto si sono beccati quando erano secondi e terzi entrambi, appunto un duello con un'entrata un po' aggressiva, un contatto che c'è stato, che ha suscitato le ire non solo di Pecco Bagnaia ma anche della stessa Ducati, perché Ducati voleva un'ulteriore penalizzazione per Marc Marquez, una penalità dove appunto si andasse a giudicare in maniera troppo irruenta la sua entrata in curva. Secondo me è stato irruento, ma irruento il giusto, non è stata una manovra assassina da parte di Marc Marquez. Marquez comunque anche lui ha detto: io se non riesco a superare durante appunto il rettilineo perché la mia moto non me lo consente, piccata critica alla Honda, lui ha detto devo passare in curva e quindi qualcosa mi devo inventare. Sicuramente è stata una manovra molto molto al limite, però secondo me ancora rientra nella categoria manovre giuste. Capisco comunque anche la rabbia di Pecco Bagnaia, sicuramente una manovra simile a quello che ha fatto Bagnaia con Jack Miller, che gli è costato poi lo switch nello scorso Gran Premio. Comunque, bando alle ciance, una quinta posizione importante per Marc Marquez, terzo invece Pecco Bagnaia, che sono ovviamente tra i candidati anche loro per la gara di oggi, perché veramente l'attesa anche per vedere se ci sarà un nuovo appuntamento, ecco, del duello rusticano di questo weekend fra Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Sesto comunque un buonissimo Johan Zarco, che è sempre comunque nelle parti alte della classifica ed è sicuramente un bene da parte sua. Settimo Bezzecchi, ottavo Aleix Espargaró, nono Maverick Viñales, decimo Nakagami, undicesimo Rins, dodicesimo Di Gian Antonio, tredicesimo Morbidelli, quattordicesimo Mir,
quindicesimo Alex Marquez e poi sedicesimo Danilo Petrucci con diciassettesimo ultimo Lorenzo Savadori. Un peccato, e qui apriamo il capitolo Quartararo. Quartararo era in duello per le parti alte della classifica, purtroppo una caduta, era in lotta per la quinta posizione, stava facendo un recupero fantastico, purtroppo scivola e cade e si arrabbia veramente tanto, perché durante le interviste questa è un'argomentazione che era prevedibile. In questo weekend ha appunto lamentato in maniera seria dei problemi costanti con la sua Yamaha, ancora una volta ha detto: qui si portano aggiornamenti ma la moto è sempre la stessa, non miglioriamo mai. Quindi arrabbiatissimo Fabio Quartararo, e secondo me questo weekend di casa potrebbe essere importante per un po' per la decisione del suo futuro, perché secondo me questo ragazzo ne ha le spalle piene, secondo me questo ragazzo non ce la fa più. Lui è consapevole di avere un talento che gli permette di giocarsi ogni anno il titolo mondiale, questa moto però è veramente lontanissima da quello che lui vorrebbe realizzare. Purtroppo durante la sprint cade Jack Miller, è un peccato perché Jack andava molto molto forte, ma credo che si rifarà tranquillamente anche nella gara di oggi, perché Binder comunque è in seconda posizione, lui è in grado di piazzare la sua moto nelle parti alte della classifica. Un'altra argomentazione, oltre al battibecco Bagnaia con Marc Marquez, è anche un pochettino l'argomentazione che dobbiamo tirare fuori per l'Aprilia. Aprilia che è solamente ottava e nona in questo weekend, quindi magari qualche aggiornamento non sta funzionando per la casa di Noelle, quindi urge un miglioramento da questo punto di vista. Non sono più una moto iper competitiva come lo erano a inizio campionato, forse sono molto più forti nel giro secco rispetto alla gara sprint o gara della domenica, quindi devono aggiustare sicuramente qualcosa, ma da un punto di vista, ripeto, delle argomentazioni ci torneremo, perché ne avremo sicuramente di che discutere sia oggi pomeriggio, dove andremo a esaminare la gara delle 15, sia nel caso lunedì con il consueto top e flop del weekend. Poi c'è da parlare anche di Moto2 e di Moto3, perché il duello a Costa Arbolino continua a infuocare la Moto2. Moto3 abbiamo tanti giovani che veramente sono uno spettacolo da vedere. Insomma ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, perché le argomentazioni, i video non tarderanno ad arrivare. Ragazzi, questa era l'analisi della sprint, super vittoria di Jorge Martin, podio per Binder e Bagnaia, molto molto importante per l'italiano conservare comunque la terza posizione. Ragazzi, mettete like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenica Versa, ciao a tutti raga.